Figata. Accidenti. Sono Salvo Montalbano, piacere, il nuovo commissario. Ah, lei è commissario? Auguri. Commissario, lei è giovane, ma vedo che è uno che capisce. È che io mi aspettavo una persona più... cioè, meno... Riccio di mare, bisogna saperlo cucinare. A laurea, mi pigliai. Il giovane Montalbano, una nuova serie TV che ha come protagonista Katia Greco, che è nostra ospite oggi a Buio in Sala. Ciao Katia. Ciao. Ciao, benvenuta, buongiorno. Allora, buongiorno. Impegnativo fare un Montalbano giovane. Beh, è stato molto divertente comunque interpretare un personaggio, intanto una novità, no? La prima fidanzata del giovane Montalbano. Però è stato anche bello raccontare la gioventù del commissario più amato d'Italia. Ecco, esatto, ma è stato un fardello per voi che, con una serie di così grande successo e popolarità, interpretare la prima parte della vita del famoso commissario? Sì, sicuramente i confronti non mancheranno, però spero che il pubblico riesca a trovare, ecco, le similitudini e dei punti di coerenza con la vecchia fiction. Comunque c'è anche da dire che il punto di forza potrebbe essere anche la curiosità che può suscitare nel sapere, diciamo, chi era Salvo Montalbano prima che fosse commissario, prima che abitasse nella splendida casa di Vicata. Ecco, chi era il commissario Montalbano prima di diventare quello che poi è diventato nell'immaginario di tutti? Era intanto un poliziotto che va a eseguire la sua prima indagine in un paesino sperduto, il paesino di Mascalippa, in montagna, freddo, dove Salvo comunque soffre perché è abituato a stare vicino al mare. E quindi anche un giovane che sta anche cercando di costruire la sua carriera e che poi fortunatamente andrà a Vicata, quindi riuscirà a ritornare anche al suo paese di origine, dove lui è cresciuto. Oh, senti, nel Montalbano che noi abbiamo conosciuto, gli amori del commissario erano sempre molto tormentati e pieni di conflitti. Invece, nel commissario Montalbano giovane, tu che hai interpretato il ruolo della fidanzata, come andava la situazione sentimentale del commissario? Beh, diciamo che appunto c'è il ruolo di Mary, che è la prima fidanzata, però anche all'interno del nostro rapporto è un po' travagliato, perché sono la tipica donna siciliana che vuol mettere su famiglia, che è romantica, che cerca di comunque vuole instaurare un rapporto di matrimonio, di convivenza, invece Salvo è sempre lì che... Si sottrae. Infatti poi subentrerà Livia, che comunque forse il segreto del lungo rapporto è la lontananza, che invece cercavo di voler stare sempre con lui. Che poi Livia che fa? Diventa una tua antagonista? Perché... No, Livia subentra dopo. Cioè, una volta che finisce la nostra storia, poi lui conoscerà Livia, quindi non è stato il motivo di rottura del nostro rapporto. Senti, ho una curiosità, ho visto il trailer, siccome la casa di Montalbano è un luogo importante all'interno della storia, voglio dire, è proprio una location che racconta tanto, che racconta tanto di Montalbano. Nel trailer ho visto un momento in cui lui la sceglie, mi sbaglio? Sì, in realtà noi passeggiamo, vede questa casa stupenda e lui aspira ad affittarla, io mi metto un po' i piedi per terra e dico: guarda che comunque è un po' costosa, però nonostante questo lui testardo decide di prenderla comunque. Però c'è anche da dire che il motivo anche che permette comunque a Montalbano di diventare commissario a Vicata e quindi abitare in questa splendida casa è anche merito di Mary, perché tramite uno zio che lavora al Ministero degli Interni lo raccomanderà, quindi io ho anche un ruolo importante, no? Senza questa Mary chissà dove sarebbe finito. Infatti Katia, tu hai un crescendo nella tua carriera, dove vuoi arrivare? Perché sei passata dai No 2
poi Il capo dei capi, che ha avuto un grande successo, sì, hai fatto Riz, Crimini bianchi, Distretto, Polizia 9, adesso sì. Il Montalbano, insomma è un crescendo rossiniano la tua carriera. Sì, adesso carriera. Aspetto che arrivi il cinema, visto che non l'ho mai fatto e che mi piacerebbe tantissimo farlo, quindi aspiro al cinema. Anche se ormai i confini tra film TV e film per la sala cinematografica sono sempre più tenui. Sì, ma infatti non ho pregiudizi tra film TV e film cinematografici, però sai, l'effetto di recitare per un film che vada sul grande schermo ha tutto un altro fascino. Ecco, rispetto ai film che vediamo, qual è il genere su cui ti vorresti cimentare? Beh, io nel senso amo il cinema sempre e comunque, quindi vorrei, se fosse possibile, piacerebbe sperimentare tutti i generi. Uh-huh. Non so se ci riuscirò, però mi piacerebbe comunque anche recitare in un thriller, che sarebbe molto intrigante, ecco. Che difficoltà avete trovato nel girare Montalbano? Beh, se proprio devo essere sincera, è stato più che delle difficoltà, è stato un piacere, un grande uh-huh. divertimento, anche perché comunque sul set c'era un clima abbastanza sereno, anche il regista ha creato un clima fantastico, anche con lo stesso Michele mi sono trovata benissimo, anche nelle scene, che c'erano magari delle scene un po' più di passione tra noi due, mi sono sentita molto a mio agio con lui. Comunque in generale non ci sono state delle grandi difficoltà, perché abbiamo affrontato tutto con molta... Nelle scene di passione si è comportato da gentiluomo, sì, non è che, no, non è che ha fatto gesti inconsulti, no? E devo dire la verità, mi sono trovata proprio bene, cioè, mi sentivo a mio agio, poi comunque dialogavamo, ci scambiavamo pareri, lui non faceva la prima donna, no, veramente un compagno di lavoro fantastico, oltre che un attore che già stimavo prima di girare con lui. Quando ti vedremo per questo? Quando va in onda? Va in onda il 23 febbraio su Rai 1 uh-huh. alle 21:15. Ci sarà la prima puntata e spero che non mancherete. Assolutamente no, certo che no. Io ho un solo rammarico. Sì. Sono un seguace di Montalbano e sono sì. un grande amico di Alberto Sironi, quindi sì. Ne sarò orfano, ma non perché l'attuale regista Bavarelli è formidabile. Non ti deluderà, guarda. No, ma lo so Katia, no, è che proprio Alberto Sironi è un amico caro, hai capito? Allora sai, come sì. quando vedi una cosa, no? Come a casa tua, no? Entri certo. e non trovi più quella cornice con quella fotografia e dici, com'è? Dov'è? Qua là, babà, capito? Ma... Certo, però vedrai che questa nuova adozione assolutamente si farà benissimo. Assolutamente. Katia, sì. grazie, in bocca al lupo per tutte le tue cose. Grazie. Tanti auguri per Katia il tuo Greco. Lavoro, eh? Sì, grazie. Ciao. Ciao, ciao Katia. Allora, mi piace molto sta cosa che è venuta fuori nella conversazione sì. con Mancini, perché la svilupperemo e sarà tutta a vostro vantaggio, esatto. amici ascoltatori, perché con Francesco poi, mentre eravamo in pubblicità, la stavamo un po' elaborando e quindi faremo una sorta di mini quiz, nel senso che poi vi chiederemo, con l'aiuto di Mirko Bonocore, che è devastante lui per quanto riguarda la materia cinema, vi chiederemo qualcosa sul cinema, vi faremo una domanda e chi vi regaleremo risponde vincerà bene, esatto. gli ingressi per Cinecittà Studios. Per Cinecittà Studios, che vi garantisco essere veramente qualcosa da non perdere. La famosa fabbrica dei sogni. E devo dire, io ripeto, 26 anni a Cinecittà, ma passare davanti al Teatro 5, dove Fellini ha girato gran parte dei film della sua carriera, fa ancora venire una qualche brivido. Emozione, una esatto. grande emozione, sì. E soprattutto poi per chi ha una dimestichezza relativa con queste cose, no? Sai, c'è chi è più scafato e quindi va lì e vedendole, insomma, però chi ha una dimestichezza meno importante e veramente rimane di fronte alla magia del cinema, ecco, proprio la magia del cinema. Nelle sale, ricordiamo, ci sono bei film da vedere, in particolare oggi esce il film di Spielberg, c'è quello di Scorsese che sta andando benissimo, sì. va bene il film di De Luigi che abbiamo avuto ospite come no, sì. nella passata settimana,
il cinema italiano continua a godere buona salute, a chi non piace il Festival di Sanremo, che sono abbastanza, consiglio una bella serata al cinema, che lo ricordo è lo spettacolo più a buon mercato, e mi raccomando, non piratate i film, perché il dato che è uscito la scorsa settimana dei danni è una cosa impressionante. La pirateria toglie all'industria cinematografica 700 milioni di euro all'anno. Sono cifre da brividi che, andando avanti così, rischia di mettere in ginocchio un'industria che fa sognare e fa passare nel modo migliore il tempo della nostra giornata. Lui è Francesco Gesualdi e tutto il resto è cinema. A martedì!